Bentornato. Oggi è sabato 29 gennaio 2022. Quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Finanze al lumicino, ma ci si può salvare. Emozioni compresse, preferite non parlarne, perché se cominciate ad aprire bocca non si sa dove andrete a parare. Razionalità e rigore le linee guida della giornata, in aperto conflitto con la fantasia, che cerca una scappatoia per esprimersi. Niente da fare, ad averla vinta è ancora la razionalità, effetto di ben quattro pianeti nel segno, che non danno spazio alla fantasia. In compenso vi aiuteranno a formulare progetti, tenere in ordine i conti, esplicitare con chiarezza punto dopo punto il vostro pensiero. Manca solo un po' di dolcezza, ma quella la lascerete fluire quando non sarete più così sotto pressione. Intuizioni e ispirazioni creative da tenere in caldo, ma non fatene parola. Qualcuno potrebbe trovare l'idea interessante e appropriarsene. Una donna bruna, la fidanzata, la moglie, una collega ben disposta nei nostri confronti. Una crisi in amore, in questo momento, può essere rimediata facilmente e con successo. C'è una certa benevolenza intorno a voi, cercate di approfittarne, non lasciate comunque nulla al intentato. Può essere anche una parente o un'amica della persona amata. La riconoscenza non è il vostro forte particolarmente in questo periodo, smettetela però di pensare che il vostro futuro sia opaco. Da oggi in poi potrà solo migliorare. Chi trova un amico? E voi ne state per trovare uno nuovo. Avrete anche contatti con persone imprevedibili sostenuti dalla vostra proverbiale curiosità. Oggi mostratevi particolarmente diplomatici, soprattutto se qualcuno, dopo tanto tempo, tornerà a farsi vivo. Date poco spazio alle vostre inquietudini e mostratevi sereni. Meglio abbandonare, almeno per oggi, le vecchie strade fin qui percorse a volte inutilmente. Non date nulla al per scontato e mettetevi a cercare nuove soluzioni per affrontare il vostro futuro diversamente. Qualche litigio nella coppia per incomprensioni e sono possibili anche fughe dal proprio partner. Per i single invece la persona a cui tenete e che vi piace sembra disinteressarsi a voi. Giornata felice per l'amore e per le amicizie. Oggi i pianeti favoriscono i viaggi. Possibili inviti a cene. Piccanti. In ogni casa ci dovrebbe sempre essere un angolino per il dovuto relax, createvi uno spazio tutto vostro per trascorrerci quegli attimi necessari a ricaricarvi. Le vostre pene d'amore potrebbero finire da un momento all'altro, non mandate messaggi monotoni e lacrimevoli. Non servono. Il brutto sta per passare. Fortuna, successo, soldi, amore, se sarai tu a prendere l'iniziativa. Magico l'amore. Una nuova unione, se sei single. Favorito il gioco. Splendide novità in campo sentimentale per le nate alla fine del segno. Belle novità in amore per le nate alla fine del segno. Vi sentite brillanti e preferite rinviare i compiti più noiosi per dedicarvi alle nuove idee con le persone che condividono i vostri interessi. La vostra estrema attenzione ai dettagli in questa giornata vi permetterà di non sottovalutare alcune situazioni che potrebbero compromettere il vostro lavoro degli ultimi tempi. Transiti odierni piuttosto armonici favoriscono l'aspetto nascostamente danistico che è pur sempre presente nel vostro segno. Ottime prospettive nel campo delle nuove conoscenze. Venere nel vostro segno spiana i vostri passi. Cari Capricorno, quella di oggi sarà una giornata interessante in amore, come del resto la fine del mese. A meno che non stiate bene da soli è il momento di darsi da fare. Parte la caccia. Per quanto riguarda il lavoro, è in arrivo una buona proposta. Sono previsti esami e prove importanti. Le amicizie saranno evidenziate e costituiranno un fattore importante per la vostra realizzazione. Non siate così duri con voi stessi, anche se siete convinti che vi aiuterà a procedere più rapidamente. Attingerete alle vostre riserve. È tempo di riconsiderare i vostri giudizi. Volete mettervi dalla parte giusta della barricata, ma questo non ha nulla a che vedere con le vostre battaglie personali, quindi qualsiasi sia la vostra posizione, potrebbe non interessare a nessuno. Piuttosto,
cercate di dare più risalto a qualcosa che, personalmente, avete lasciato in sospeso e che meriterebbe la vostra attenzione. È sempre più difficile affrontare discorsi che vi riguardano da vicino. Sensibilità ridotta a minimi termini, succede quando la luna in dodicesima casa si abbiocca, troppo vitale, spericolata, entusiasta lei, troppo prudenti, malinconici, rigidi voi. Insomma, con lei avete poco o nulla da spartire. Ad addolcirvi il sestile di Nettuno, che amalgama abilmente un pizzico di fantasia con la vostra solida ma troppo rigorosa razionalità. A preoccuparvi ora è l'inflazione e non siete gli unici, ma tanto tormentarvi a cosa serve? Se non appartenete al gotha dell'alta finanza, potete solo sospirare e sborsare, accentuando le regole del risparmio già vigenti a casa vostra e nella vostra vita, ed eliminando almeno per il momento tutti gli sfizi inutili, come soldatini, il necessario nella giberna e poi avanti, in marcia nella neve per uscire dalla difficile situazione che accomuna l'intero pianeta. Amore ed Eros. Sospetti e crisi da lasciarsi alle spalle. Oggi con il partner si intavola un dialogo sereno e costruttivo, se l'affetto è sincero non saranno i problemi della quotidianità a scalfirlo. Sentirete finalmente ardere qualcosa in voi e quello sarà il regalo migliore per il vostro amore. Tornerete a essere romantici e sensuali, con una spinta a fare cose per il partner. Otterrete molti risultati. Plutone abita stabilmente nel vostro segno e vi stimola a organizzare piccoli viaggi e spostamenti ricreativi con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla terza decade. Un momento felice vi fa brillare gli occhi e vi unisce armonicamente al vostro partner, specie se da poco conosciuto. Lavoro e denaro? Sognare vi fa paura e quando vi abbandonate alle fantasie spesso hanno i colori malinconici del bosco invernale. Su via, un po' di ottimismo e di fiducia nel futuro, non potranno andare sempre tutte storne, no? Per ora però storte vanno soprattutto le finanze, ridotte al lumicino. Per fortuna siete ottimi risparmiatori e così il gruzzoletto vincolato c'è e resiste alle intemperie della borsa e dei rincari. Fate attenzione a ridurre gli errori al minimo, soprattutto se svolgete un lavoro di grande responsabilità. Attivate per questo la vostra creatività, in modo da essere gratificati per impegno e fantasia. Guardiamo come il vostro segno si mostra nella professione del giornalista. Concentrazione e forza di volontà sono il fiore all'occhiello di un segno dedito totalmente a questa professione, ambizioso quel tanto che basta per poter giungere ad ottenere le redini del comando, la direzione dei giornali. Non di rado compete a personaggi nati sotto il segno del Capricorno. Non certo a caso, troviamo autorevoli personalità di importanti testate giornalistiche di stampa e TV, come ad esempio Gianni Riotta, Giovanni Floris, Enrico Mentana. L'approfondimento razionale tende ad essere la punta di diamante di ricostruzioni logiche, severe, condotte pazientemente, quasi con uno spirito da detective. Il rovescio della medaglia di tanta competenza? La mancanza di una certa leggerezza di tocco, a volte, come pure la difficoltà a metterci punte di ironia. Benessere. Finalmente vi decidete a muovervi, lumaconi. Una camminata di buon passo e un po' di palestra bastano a tenervi in forma. Anche quei fastidiosi doloretti alle ginocchia, tipici del vostro segno, cominciano già a darvi meno noia. Un po' di esercizio fisico non può che farvi del bene, ultimamente vi siete impoltriti. Abbandonate il divano e datevi da fare. Forza e coraggio che le stelle vi sostengono in questa fase della vita. Per lei, un piccolo dispiacere chiuso ermeticamente nella vostra anima. L'apparenza è serena e distaccata, come un cielo invernale e se avete deciso così nessuno oserà contraddirvi. Per lui, preoccupati per le finanze ridotte al lumicino e per le spese impellenti per la casa che l'amministratore vi ha già sollecitato. Provate a battere cassa alla famigerata suocera, magari vi aiuterà. Colore delle emozioni, verde malva. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.